Beh, insomma, innanzitutto io devo ringraziare tutti quanti, insomma, i membri della Società Italiana di Storia e della Fisica e dell'Astronomia per avermi dato questa possibilità e avermi concesso questo spazio indubbiamente molto ampio. E ringrazio anche chi mi ha preceduto, e spero, insomma, di essere in linea con le aspettative e con la altissima qualità degli interventi precedenti di Marisa e di Matteo. Il mio intervento avrà in realtà l'aspetto, devo premettere che io e Matteo non ci siamo minimamente sentiti, non ci siamo parlati né confrontati su quello che avremmo detto. Il mio intervento ha comunque, diciamo, sicuramente l'aspetto di un forte supporto a tutto quello che Matteo ha detto. Ci saranno, troverete anche qualche forse ripetizione su cui cercherò di andare veloce perché anche la struttura della presentazione assomiglia, nel senso che anch'io ho riportato alcune citazioni e spesso le medesime di Matteo, il che va comunque ad avvalorare evidentemente, visto che due persone con formazione diversa convergono sulla stessa idea, credo che vada, diciamo, a rafforzare tutte le nostre convinzioni. Volevo brevissimamente partire dalla mia esperienza professionale in relazione a questo tema della relazione di oggi per comprendere il mio contesto e come mai mi sono posta alcune domande e desidero condividere con voi alcuni spunti di riflessione. Io sono professore associato di fisica a Verona, dal 2005, però insegno fisica all'università dal 97. Attualmente tengo un corso di Modern Physics nel percorso Education della Magistrale di Mathematics e un corso di Fondamenti Didattica della Fisica, Scienze della Formazione Primaria, per la verità da quest'anno solo il modulo di laboratorio. Ho anche qualche piccola esperienza di conferenze o seminari sul tema della bellezza, creatività, immaginazione fra scienza e arte e partecipazione con conferenze o tavole rotonde sul tema della questione di genere nella scelta delle discipline STEM e nella carriera accademica. Come molti di voi sanno, sono stata rappresentante del Consiglio Universitario Nazionale per 8 anni, dal febbraio 2013 a febbraio 2021, condividendo con grande onore questa esperienza per parte di questi anni con Paolo Rossi, che voi conoscete benissimo. Sono tuttora dal 2014 coordinatrice locale a Verona del progetto Lauree Scientifiche in Fisica. Da quest'anno a Verona è partito il Teaching and Learning Center e faccio parte del Consiglio Direttivo. Solo dal 2015 ho iniziato a svolgere parte della mia attività di ricerca nell'ambito della didattica della fisica. Brevemente qualche risultato dall'esperienza del PLS di Fisica Verona va assolutamente nella direzione di quello che ci ha detto Matteo e in linea con gli elementi di attenzione portati da Marisa nel suo intervento. A Verona abbiamo tra l'altro proposto dei corsi per insegnanti nell'ambito di un progetto di prospettiva storica all'insegnamento della fisica moderna. Finora abbiamo tenuto due corsi, in realtà sono stati tenuti da Nadia Robotti e da Francesco Guerra. E anche abbiamo proposto la proiezione con la presenza di Adele Larana del film documentario che penso conosciate sulla storia di Edoardo Amaldi. Questi corsi sono stati proposti anche a degli studenti nostri. Ecco, quello che è emerso da questa esperienza è che questi corsi di storia della fisica hanno un altissimo livello di partecipazione e sono assolutamente graditi agli insegnanti, ma sono venuti non solo insegnanti matematici e fisica, ma anche insegnanti di lettere e storia del liceo. Sulle attività alcune cerco di correre velocemente, e come forse sapete, diciamo, ci sono stati alcuni interventi molto importanti che riguardano i pareri sui criteri dell'abilitazione scientifica nazionale, so che nella Società di Storia della Fisica e dell'Astronomia fanno parte anche insegnanti di scuola, ma diciamo fa parte anche colleghi universitari. Per noi questa possibilità dell'abilitazione scientifica nazionale è naturalmente la base per poter anche accedere al sistema universitario. Il problema che esiste è la questione degli indicatori bibliometrici, il CUN ha dato in tutti i suoi pareri
aerei, quindi sia qui nel 2015, poi successivamente nel 2018, parere sottolineando come sia importante in alcuni settori concorsuali, come quello di storia e di antica della fisica, prevedere degli indicatori non necessariamente o esclusivamente bibliometrici. Questa richiesta, ovviamente inutilmente caduta nel vuoto, si è ripetuta anche nel 2018. Un altro importante aspetto di cui il Consiglio Universitario Nazionale si è occupato e che vorrei qui brevemente ricordare, perché è un elemento, diciamo, che vorrei portare alla riflessione, anche se adesso non credo sia di stretta attualità, quando il CUN si è occupato di un modello di aggiornamento della classificazione dei saperi, quindi insomma dei settori disciplinari e settori concorsuali, quindi era il 2018, è emersa una questione che è importante per gli storici, e cioè il fatto che gli storici della fisica, come anche quelli della matematica, in realtà anche tutti gli altri, ma non in modo esplicito, attraverso un settore scientifico disciplinare, sono a cavallo tra i settori scientifici e il settore dell'area 11 umanistica, e quindi diciamo emergevano ogni tanto delle proposte di accorpare, di mettere gli storici tutti in uno stesso settore. Ve la butto lì, non è questione di attualità in questo momento. Altri importanti pareri del CUN, qui mi riallaccio a quello che ci ha fatto vedere prima Matteo, sull'esplicita citazione della storia della fisica negli obiettivi formativi e nei contenuti richiesti sia nel percorso 24 CFU sia nel percorso FIT, ora non più esistente, anzi non mai esistito, come ci diceva prima Marisa, e l'inserimento nel decreto ministeriale è stato, diciamo, grazie al lavoro fatto al CUN, quindi dove appunto la storia della fisica è inserita in maniera esplicita dappertutto, anche appunto nel percorso FIT. Ecco, chiusa qui, diciamo, la parte che riguarda la mia esperienza professionale. Ora, diciamo, a me l'idea di portare questa presentazione, a cui poi è stato concesso questo tempo così ampio, che sto già bruciando con queste mie parole introduttive, è legato al fatto che nel contesto storico attuale, diciamo, io sono molto preoccupata di quello che vedo intorno a noi. E ho avuto spontaneamente questo pensiero: quanto sarebbe importante insegnare e quanto sarebbe importante una maggiore presenza della storia delle scienze, naturalmente io penso principalmente alla storia della fisica, ma in generale alla storia delle scienze, nella formazione dei giovani. E così, diciamo, ho cominciato a fare alcuni pensieri, alcune riflessioni che vorrei oggi condividere con voi, mettendo insieme, diciamo, quello che ritrovo, quello che sento nel contesto attuale. Naturalmente non dico niente di nuovo, né rispetto a quello che è stato detto nel passato su questo tema, diciamo dalla metà del Novecento perlomeno, se non prima, e né oggi niente di nuovo, credo, rispetto a quello che ci ha appena detto Matteo. Non solo, ma non dico niente di nuovo, nemmeno dicendo che non dico niente di nuovo, perché ho ritrovato in un articolo di Galgalili una citazione del 2012, questo articolo, una citazione del pittore Giorgio Morandi, da Galili credo tradotta in modo un po' libero, e che poi sono andata a pescare nella sua originale versione in italiano, in cui Giorgio Morandi dice: di nuovo al mondo non c'è nulla o pochissimo, l'importante è la posizione diversa e nuova in cui un artista si trova a considerare e a vedere le cose della cosiddetta natura e le opere che lo hanno preceduto o interessato. Artista o scienziato? Per me arte e scienza hanno tante similitudini, e quindi proviamo a sostituire al posto di artista scienziato. E allora, i due punti, diciamo, che io trovo preoccupanti dell'attuale momento storico sono, in generale, il fatto che la nostra società tende ad essere ormai dominata, a mio parere un po' troppo, dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dalla tecnologia dei big data e dai social network, e credo che questo richieda la necessità di stimolare e preservare la possibilità e la capacità di un pensiero libero e indipendente.
e che richieda di coltivare il senso della bellezza e della bellezza nei giovani e la fiducia nella possibilità di costruire un futuro sempre migliore, grazie alla creatività e all'immaginazione umana. A fianco di questo, nei recenti accadimenti legati alla pandemia, penso non ci sia nessun bisogno in questo contesto in cui ci troviamo di entrare in ulteriori dettagli, ma questa necessità sta diventando sempre più cogente e si accompagna fortemente alla questione di che cosa sia la scienza, cioè il tema della Nature of Science, che anche Matteo ha citato più volte nella sua relazione. E così io, diciamo, prima di andare alla ricerca della letteratura e anche prima di pensare a questa possibilità di un intervento qui da voi, avevo messo insieme una serie di pensieri spontanei che butto lì velocemente. Quanto al fine di ottenere quello che nelle due slide precedenti ho raccontato, quanto sia importante fare innovazione didattica attraverso la storia. Vista prevalentemente, come diceva già Matteo, come storia del pensiero e dell'evoluzione dei concetti, e anche grazie alla possibilità di costruire un parallelismo tra lo sviluppo storico e il cambiamento concettuale nel singolo individuo. Quanto la storia sia importante per capire come la scienza si sviluppa in un contesto socio-economico, che la scienza è una costruzione della mente umana. Ed è frutto di discussioni e di sofferenze, non è una sequenza di dati di fatto e di assiomi inconfutabili. E quindi, insieme a ciò, per stimolare il pensiero critico, oltre a trasmettere la dimensione umana e superare la dicotomia umanesimo-scienza. Ma serve anche, secondo me, per trasmettere ottimismo e capacità di affrontare il futuro, perché si vede che tutto quello che abbiamo ce lo siamo costruiti noi prima, e quindi possiamo continuare a costruirci qualcosa nel futuro. E serve anche per affrontare la questione di genere nelle discipline STEM e promuovere l'interesse delle bambine e delle ragazze nelle materie STEM. Insomma, sono arrivata a questa conclusione. La storia della fisica è di per sé stessa, in quanto tale, didattica della fisica, senza doverla necessariamente includere all'interno della didattica della fisica. Anche se, come vedremo, come abbiamo visto dalle citazioni di Matteo, come vedremo dalle mie, sembra che l'unica strada pratica concreta per davvero inserirla sia proprio quella di lavorare sull'intreccio, su un intreccio molto stretto fra didattica e storia. Per una rilettura del contesto attuale, io ho trovato molto interessanti alcune citazioni di Orwell, che quindi risalgono agli anni 40, prese non dai suoi libri più famosi, una dall'introduzione che lui ha scritto sulla libertà di stampa per la Fattoria degli animali, che nel suo libro, quando fu pubblicato dopo faticosi tentativi nel 45, non fu pubblicata, è stata ritrovata e pubblicata 22 anni dalla morte. E dove lui dice: "A popular idea can be silenced without the need for any official ban. Anyone who challenges the prevailing orthodoxy finds himself silenced with surprising effectiveness." Anni 40. "It is only, or at any rate, it is chiefly the literary and scientific intelligentsia, the very people who ought to be the guardians of liberty, who are beginning to despise it in theory as well as in practice." Sempre Orwell, in un suo articolo sul giornale Tribune, rispondendo ad una lettera di Cook, che metteva in evidenza The Danger of a Scientific Hierarchy, Orwell rileva: "Science is generally taken as meaning either the exact sciences, such as chemistry, physics, and so on, or a method of thought which obtains verifiable results by reasoning logically from observed facts." E lui nota: "If you ask any scientist, or indeed almost any educated person, what is science, you are likely to get an answer approximating to be the method. In everyday life, however, both in speaking and in writing, when people say science, they mean A. And those who tell us that the young must be scientifically educated mean, almost invariably, that they should be taught more about radioactivity, the stars, the physiology, their own bodies, rather than they should be taught to think more exactly." E lui dice anche che "the confusion of meaning, which is partly deliberate, has in it a great danger. A scientist
is assumed, his opinions on sociological question, morals, philosophy, will be more valuable than those of a layman. Non so se vedete anche voi, come vedo io, delle analogie con la situazione delle due, dei due contesti che citavo all'inizio. Alcune citazioni su cui devo correre veloce, che ricalcano quelle che ci ha fatto Matteo. Di Matthews, che inizia a parlare, per quello che ho trovato io, del ruolo della storia e della filosofia della scienza nel 94, e qui ritroviamo parte delle citazioni di Matteo. Vorrei però citare anche questa: if science is taught merely as a technical subject devoid of its cultural and philosophical dimensions, then the positive results of science education are less able to fructify in society. We have some inkling of the situation of lost cultural opportunities when we look at the purely technical teaching of the sciences, where the widespread teaching of science did not appear, with a courageous exceptions to generate critical and independent thinking, in diverse situazioni che Matthews cita. Studies of scientific illiteracy reveal a situation that is culturally alarming, but because they suggest widespread anti-scientific views and illogical thought. Sempre, se vedete anche voi, le analogie che io colgo con la situazione attuale. Dice di come la storia e la filosofia della scienza possono aiutare a capire le interconnections of science and cultures. E qui cerco di correre veloce perché sono punti di cui ha già parlato Matteo: l'attenzione non solo ai risultati della scienza, ma anche ai processi. Vi sono, diciamo, alcuni aspetti ulteriormente storici di come diciamo, il riconoscimento del ruolo della storia della filosofia della scienza è stato ripreso nel corso degli anni negli Stati Uniti, in diverse situazioni, ma anche in Europa. Quindi qua corro perché sostanzialmente sono le stesse citazioni che ha fatto Matteo poco fa, di nuovo riprese da Matthews nel 2014, e in cui diciamo si vede qui in evidenza: scientific literacy includes understanding the nature of science, the scientific enterprise and the role of science in society and personal life. Tracing the history of science can show how difficult it was for scientific innovators to break through the accepted ideas of their time to reach conclusions that we currently take for granted. Mancano 5 minuti? No. Perché sento suoni, sono terrorizzata dai suoni. È tutto il giorno che sento suoni e vivo nel terrore dei suoni. Scientific explanations go beyond the available data and do not simply emerge from it, but involve creative insights. New ideas often meet opposition from other individuals and groups, sometimes because of wider social, political or religious commitments. Un altro personaggio che si occupa molto del ruolo della storia della fisica nell'insegnamento è Yigal Galili, che ho già citato prima, e qui ho alcuni, diciamo, riferimenti del 2008. Quello che ho trovato interessante qui nel 2008 è che lui cita Mack, stessa citazione di prima di Matteo, a un certo punto, se lo trovo, eccolo qua, in un ulteriore articolo, questo del 2001, ecco, viene fuori che il primo, il pioniere, diciamo, dell'inclusione della storia delle scienze nell'educazione scientifica è stato Conant, credo fosse rettore o qualcosa, insomma, comunque di importante, Harvard, nel 1957, ha creato un volume, anzi due volumi, su Harvard Case Histories in Experimental Science, da cui poi sono nati, diciamo, altri, io li chiamerei tentativi, francamente, negli Stati Uniti, di inserire con successo la storia nella formazione scientifica, perché a me sembra che se ne parla dal 57 ripetutamente qua e là in tutte le nazioni, Stati Uniti compresi, ma poi alla fine il problema ancora esiste e continua a essere riconosciuto, quindi c'è qualcosa che non riesce a attecchire. Cosa dice Matthews facendo una sintesi? Dice i vantaggi, i benefici di includere la storia della scienza nella formazione, che sono sostanzialmente quelli che abbiamo già
detto, vorrei evidenziare di nuovo la questione della Nature of Science che si traduce in alcuni punti molto importanti. Science is fallible and does not provide absolute truth. Science is historically conditioned intellectual activity. Scientific theory can be understood if its historical development is understood. Alcuni anche, riflessioni più recenti, come questa su Physics Today, Why should physicists study history, sono dei buoni riferimenti. Qui, insomma, sostanzialmente abbiamo già individuato quali sono i punti di attenzione. Più concretamente, quali spazi ci possono essere per la storia della fisica? Allora, io volevo proporre qua alcuni spunti, sono proprio spunti di riflessione, tra l'altro. Vengo dalla partecipazione al congresso ESERA della Società Europea di Educazione Scientifica e quindi diciamo di educazione alla scienza e quindi diciamo ho un po' questo bias mentale, quindi vi pongo questi spunti, ma se ne potrebbero probabilmente trovare anche di più interessanti. Ci sono alcuni progetti europei che insistono, vedete per esempio questo che si è concluso, the IC Project to design innovative approaches and teaching modules to foster students' capacities to imagine the future and aspire to STEM. Altro progetto Identities. The project will lead to the construction of open education resources as well as recommendations for policymakers to promote interdisciplinarity and innovate prospective teachers' education for STEM challenges. Ancora, progetto ancora più recente, che individua, come anche negli altri progetti, peraltro, quindi essendo stati finanziati, è evidentemente questo aspetto fortemente riconosciuto a livello europeo e quindi io trovo sia diciamo un riferimento importante per l'inserimento della storia in modo più stabile e strutturale. Il riconoscimento che un'istruzione scientifica efficace per le future generazioni è un bisogno urgente e in questi progetti ci si propone di offrire ai giovani competenze di lungimiranza, immaginazione e azione, di formulare raccomandazioni alla politica. Altri spunti dai congressi internazionali, vi dicevo di questo congresso a cui ho appena partecipato, dell'European Science Education Research Association. Alcune parole chiave, diciamo, si ripetevano in continuazione. Nature of Science, Communication of Science, Conceptual Change, Creativity. C'era addirittura un simposio dedicato all'insegnamento della scienza nei bambini, sul tema della Nature of Science. C'era una sessione dedicata a Teaching and Learning about the Nature of Science, una sessione dedicata a Creativity and Art-Based Science, una sessione legata a Relating Science Communication to the Nature of Science. Alcuni spunti di letteratura. Oh, ecco, io Matteo e Nadia, se anche Nadia ascolta, comincio a sospettare che vi abbiano scopiazzati di qua e di là in giro per il mondo. Comunque ho trovato questo articolo in Open Access sull'utilizzo dell'esperimento di Nutterford in un approccio di storytelling per vedere se gli insegnanti prestano attenzione alla natura della scienza. The results show that many different nature of science aspects, such as the tentative nature of scientific models, empirical aspects of the scientific knowledge process, as well as human aspects of science, emerge in the context of the story about Rutherford and his work on the atomic model. Un altro articolo, anche questo recente, del 2021, History of Science in Physics Teaching. Altro articolo che ho trovato interessante, sempre del 2021, Integrating History of Science in Service Physics Teacher Education, The Impact on Teachers Practice. E qui si va a vedere se gli insegnanti a cui sono stati proposti dei moduli in cui la storia della fisica era presente l'hanno poi utilizzato o meno nella pratica. Uno studio che ricorda quello molto bello che ci ha presentato prima Matteo. Riprendo un articolo che avevo già citato prima di Ival Galili, che anche lui in questo articolo del 2001 evidenzia alcune
ambiti in cui si può manifestare il ruolo della storia nell'insegnamento della fisica, quindi la riproduzione di esperimenti storici, l'integrazione all'interno dei contenuti, eccetera, e quali sono le difficoltà che si sono incontrate da parte degli insegnanti, la necessità di un contenuto nuovo che gli insegnanti non hanno, la necessità di cambiare lo stile di insegnamento e i metodi di valutazione, la necessità di nuovi materiali per l'apprendimento, il mismatch che esiste tra le tradizioni. Eccolo, è arrivato, tra la tradizione istituzionale e gli standard dell'insegnamento della scienza. Non ci sono materiali adeguati, come un po' diceva Matteo prima. Non solo, ma poi questo studio, oddio, del 2001, però un po' inquietante, tutti gli esperti, perché è stato uno studio fatto su insegnanti di fisica, di didattica della fisica e anche di storia e filosofia della scienza, tutti però, alla fine sì, tutto bello, però trovavano sempre dei motivi per non inserire la storia, la filosofia della scienza nell'insegnamento. Quindi pare evidente che vi sia un problema di un limitato successo di tutti i tentativi fatti in passato per implementare l'insegnamento della storia, della filosofia, delle scienze, forse dovuto al fatto che mancano dei materiali di supporto. Che vi è una necessità di disseminare, questo diciamo va esattamente nella linea di quello che diceva Marisa e della sua presentazione, c'è una necessità di disseminare una nuova conoscenza sul ruolo che hanno la storia e la filosofia della scienza, come diceva il collega prima nella domanda, nella formazione fra tutti i formatori di scienza. Qualche idea per la ricerca ce l'ha già data anche Matteo, comunque inserire la storia della fisica nei circuiti dei congressi internazionali nell'ambito della didattica delle scienze, approfittando di questi spunti che ci sono e sono condivisi. Altri aspetti riguardano questioni più tecniche sulla struttura dei settori disciplinari in Italia e su come vengono valutate le pubblicazioni scientifiche, perché se non incentiviamo anche poi a livello universitario a portare avanti una ricerca e un interesse sulla storia delle scienze, perché i giovani non riescono a entrare poi nel mondo del lavoro universitario, ovviamente questo tende sempre più a far morire una disciplina. Vi è possibilità concreta di inserire la storia della fisica nei PLS, perché ci sono tantissime azioni nell'ambito del progetto Laurea Scientifica, tra poco, se spero, dovrebbe uscire anche il nuovo bando, e qui si possono svolgere azioni di tutti i tipi, di orientamento agli studenti, di formazione insegnanti, e anche si può affrontare la questione di genere. C'è tutto il tema dell'innovazione didattica anche universitaria, quindi inserirsi nei Teaching Learning Center o in associazioni a livello nazionale che si occupano di didattica universitaria, o insistere sul piano europeo, come aveva accennato anche prima Marisa, nello spazio europeo dell'educazione superiore. Ho una domanda. Per far fronte a queste che io ritengo sono sfide importantissime nella formazione dei giovani e che secondo me vanno di pari passo con l'inserimento della storia, non occorrerebbe far qualcosa per evitare che il fine dell'insegnamento si riduca al successo nel superamento di quiz, test, esercizi? E le mie conclusioni, molto stringate, anche se in Italia abbiamo molte difficoltà che sono legate all'assetto dei settori disciplinari e ai criteri dell'abilitazione scientifica nazionale, a me sembra che questo tema del riconoscimento del ruolo della storia nell'insegnamento della fisica e delle scienze in generale e il problema della sua integrazione sia presente e riconosciuto, non è bello riconoscimento riconosciuto, comunque riconosciuto, a livello internazionale. Gli spazi, a mio parere, per un forte ruolo della storia delle scienze e anche della filosofia, come diceva il collega prima, ci sono, forse meno evidenziato, anche se in realtà adesso nello scorrimento veloce delle citazioni non mi è venuto fuori, ma l'aveva detto Matteo prima, che c'era questa parte in Matthews, un po' meno evidenziato, ma c'è anche questo da non trascurare, il potenziale impatto sulla questione di genere nelle discipline STEM. Basta, ho finito, ho rispettato tutte le campanelle.
Grazie molto a Francesca Monti per queste riflessioni e proposte basate sulla sua esperienza di insegnamento, ma anche di componente del CUN, che è molto importante. Ecco, c'è una domanda di Laura Franchini che invito a intervenire. Scusate, sto cercando di ridere qualcuno. Ok. Non sento, ma. Il microfono mutato. Ah, ecco. Si sente adesso? Sì. Ecco, volevo congratularmi con tutti voi che fate questi lavori sulla storia della fisica, perché soprattutto a noi che da anni facciamo questo, fa piacere vedere un risultato, cioè vedere che i nostri lavori su questo, che sono cominciati ormai da più di 40 anni, alla fine sono andati, hanno trovato le persone giuste che li possano portare avanti. E quindi colgo anche l'occasione che nell'ambito dell'AIF ci sono delle scuole di storia della fisica che si fanno tutti gli anni, invernali, proprio rivolte ai docenti, che hanno l'obiettivo di dare mezzi per poter introdurre la storia nell'insegnamento della fisica e anche metodi. Però io direi che questo argomento è una diaspora, cioè io vedo che è sempre difficile, sembra sempre come se si dovesse cominciare da capo di nuovo, perché c'è tantissima strada da fare, perché quando è necessario cambiare paradigma, cambiare modo di insegnare, di fare qualcosa, c'è sempre una difficoltà. È come quando si dice è importante insegnare facendo esperimenti. E certo, fare esperimenti è molto faticoso, implica gran lavoro, e quindi non tutti insegnano in questo modo, anche se la fisica è una materia sperimentale. Insegnare la fisica con la storia è molto complicato, implica un impegno, un lavoro, una ricerca di risorse, di metodi. Quindi è chiaro che è difficile, però siccome è la strada giusta, io spero che sia proprio quella nella quale ci andiamo a mettere. Grazie. Grazie Laura. Ecco, se non vedo altre domande, se posso fare un breve commento, mi sembra molto importante l'ultima parte della relazione di Francesca Monti che sottolinea l'importanza di mettere in sincrono con l'abilitazione scientifica nazionale, con le valutazioni, con la costruzione di carriere. Ecco, io ricordo alcune lettere che come SISFA abbiamo fatto approfittando delle briciole, cioè chiedendo di mettere nel PF24 e della storia della fisica, queste insomma veramente briciole. Ecco, c'era stata un'azione del CUN in cui si era pensato a un settore trasversale di storie disciplinari, insomma, e poi è finito in nulla con la caduta del governo Gentiloni, mi pare. Ecco, forse sono idee che converrebbe riprendere e dibattere anche al nostro interno, insomma. Perché se non c'è una corrispondenza tra le professioni e la formazione degli insegnanti, credo che il futuro sia non roseo. Posso dare una domanda? Abbiamo una domanda dalla platea. Volevo chiederti, ma il confronto tra la situazione italiana nella spinta per l'inserimento dell'insegnamento soprattutto della storia della fisica, io aggiungo dell'astronomia, rispetto al panorama internazionale è equivalente o in Italia c'è una difficoltà maggiore in questa, diciamo, in questa fatica che tu e Matteo Leone, anche Marisa Michelin hanno raccontato? Allora, io non sono così preparata e a dire la verità, secondo me uno studio di questo comparativo, di questo tipo, sempre che non ci sia già, ma io non ne sono a conoscenza, sarebbe effettivamente molto importante. La mia sensazione, però, è una sensazione, è che nei fatti il problema continua ad esistere ovunque. Perché c'è, diciamo, io credo che sia universale questa tendenza a ridurre, diciamo, il sapere sempre più a briciole e a pillole di conoscenza.
che portino ad essere, scusate, uso questa parola, non so, mi viene in mente così, non vorrei fossi infelice, degli operai, diciamo, dell'insegnamento, della ricerca, cioè io so fare una certa cosa, la faccio e la insegno così e devono imparare a fare quella singola cosa, mi devono superare il test e io devo insegnargli perché loro devono superare il test se vogliono entrare all'università. E che cosa gli sto a insegnare? Gli insegno a difendere la loro autonomia di pensiero dai social network. Cosa gli insegno? Cioè, cosa sto a perdere tempo a sta cosa che tanto nessuno gliela verifica, anzi, il contesto spinge perché uno sia sempre meno critico e sempre più appiattito. Cioè, il problema è molto grave e secondo me è una tendenza comune. Però ripeto, è una mia sensazione, quindi che quanto poi in pratica si riesca a fare, poi nei diversi contesti, la formazione di insegnanti, cosa si fa nelle scuole, però guardate che c'è anche tutta Social Studies, voglio dire, il tipo di Harvard ha cominciato nel 57, nel 94 c'è Matthews e ridice di nuovo quelle cose, è lo stesso Matthews dal 94 al 2014. Cioè, è la riedizione perché io le mie citazioni sono del 94 e quelle che ha portato Matteo Di Meccio sono del 2005, sono tali e quali, quindi vuol dire che non è cambiato niente. Quindi, a mio parere, è una situazione difficile. Però può darsi che certi appigli ci sono, cioè bisogna appigliarsi, cioè la questione di genere è tanto sentita. Aggrappiamoci a quella, il problema dei social network, dei big data, della privacy, cioè uno si appiglia a quello che c'è e cerca di continuare a portare avanti. Però ripeto, forse questo studio, anzi, secondo me questo studio sarebbe, se già non c'è, che non lo so, sarebbe molto Sì. importante. Grazie Francesca. Non so, vedo due mani alzate. Rubiamo, chiedo al Presidente, rubiamo 2 minuti al coffee break o è chiedere troppo? Se sono veramente 2 minuti, se no poi andiamo Sì. troppo C'era Roberto Lalli e poi Marisa tardi. Io Michelini. lascio l'intervento a Marisa, Sì, poi scrivo. grazie. Prego Marisa. No, Roberto, era molto importante il tuo intervento. In realtà esiste una comunità a livello internazionale che si occupa proprio di storia didattica e che, voglio dire, è ben conosciuta, ci sono molte pubblicazioni, abbiamo anche molti contributi. Ma quello che conta, credo, a questo punto e a questo livello, è fare quel passaggio che anche io prima citavo, che è tradurre in prassi quelle che sono indicazioni che vengono dalla ricerca in storia e in storia didattica e anche nella formazione insegnanti. Le prassi, come dicevo, che io conosco, sono soprattutto in Francia, in Germania e anche in Grecia. E anche in Grecia. In Grecia ci sono diversi colleghi che adottano quella. In merito a Galili, Galili ha, diciamo, dopo un lungo lavoro di ricerca sulla didattica, cominciato a guardare alla storia con una prospettiva epistemologicamente un po' focalizzata su un solo, diciamo, una sola impostazione. Ci sono in giro tantissime altre impostazioni, però volevo insistere sul fatto che è il passaggio tra come la ricerca ci dà indicazioni di lavoro e come questo può diventare prassi. E in questo credo che abbiamo solo dei lavori americani, e non dimentichiamo che l'Harvard Project Physics Course è stato già negli anni 66. Un libro tutto impostato per l'insegnamento della fisica dal punto di vista storico. E quindi forse abbiamo bisogno anche di contribuire, come diceva Matteo, nei libri di testo a mettere dei contributi che non siano soltanto, e in merito al fatto di non aver fatto il nostro dovere. Nel contributo ai libri di testo ci possiamo ben associare sia didattici che storici, perché abbiamo lasciato passare delle cose che in Francia non sono possibili perché c'è una commissione nazionale che valida i libri di testo e evita che ci sia quello che invece succede da noi, il copia e incolla, il recuperare pezzettini e così via. Quindi,
sì, dobbiamo impegnarci in questa direzione e credo che, se posso permettermi, Lucio e Salvatore, credo che la SISP abbia visto lontano nel volere un gruppo di lavoro che si occupa proprio su questa, di questa tematica e che sia rivolto all'agire attraverso gli insegnanti. Sono stati fatti primi incerti, incespicanti passi con una collaborazione molto bella ma anche molto delegante finora, che deve diventare integrante, che diciamo ci potrebbe portare, diciamo, ad arricchire. Io non ho competenze di storia, ho solo sperimentato alcune cose che ho imparato nella ricerca della storia, nella didattica, fatto piccole sperimentazioni, ma diciamo c'è molto da fare e c'è molto bisogno di lavorare insieme. Circa il CUN, il riconoscimento, volevo dirvi che essendo io quest'anno nel GEV di fisica dell'ANVUR, abbiamo pubblicato nel gennaio di quest'anno i nuovi criteri, quindi non ledo la privacy che ho firmato, abbiamo pubblicato i nuovi criteri che comprendono anche il tenere conto di materiali non bibliometrici. Credo che sia stato uno sforzo molto grosso che ci è costato una battaglia interna notevole, perché immaginate la reazione di tutti i fisici a questa proposta. Però credo che sia importante. Scusate, forse ho rubato. Va bene, grazie. Ci riaggiorniamo e ci sarà poi Adele Larana che prende la presidenza. Grazie Lucio.